Buonasera, benvenuti a tutti voi a questo nuovo appuntamento della Cucina Italiana. Mi presento, mi chiamo Angela Odone e sono una redattrice della rivista. Da oggi quindi aumentano gli appuntamenti e le dirette della Cucina Italiana. Oltre all'appuntamento del mattino, in cui si impara a fare la spesa e a ottimizzare gli ingredienti, insieme agli chef della nostra scuola e della rivista con Sabina Montevergine, e oltre alle chiacchierate pomeridiane della nostra direttrice Maddalena Fossati con gli chef stellati, abbiamo pensato di aggiungere un nuovo appuntamento all'ora dell'aperitivo e per dare un po' di frivolezza a queste giornate. Oggi naturalmente non sarò sola per fare questo aperitivo, ma sarò in compagnia di Alessandro Melis, il nostro mixologist. È lui che cura le ricette dei cocktail per la nostra rivista e docente presso la nostra scuola di cucina per i corsi di miscelazione e per esempio sul numero di aprile, che è in edicola in questo momento, ha curato due servizi, i cocktail in abbinamento al ricettario e un servizio dedicato ai cocktail del proibizionismo. Alessandro, che stiamo aspettando, è anche il responsabile di tutta la miscelazione ed è socio del gruppo Pandenus, che tutti voi conoscerete. Eccoci qua. Eccomi. Ciao Angela. Come va? Ciao, bene, grazie. Tu, ciao a tutti. Bene, bene, grazie. Tu come stai? Io bene, bene. Bene, in casa? In casa, in una stanzetta un po' separata. Sì, tu ufficio. Ma che sei a casa? Sì, sì, a casa, sì, okay. Sì, io resto a casa, sì, 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 sicuramente. E come si sta in questi giorni a casa, tu che sei sempre a contatto con tanta gente, a pranzo, a cena, all'aperitivo? Ma guarda, abituati a stare sempre in mezzo a tanta gente, parlando sempre con tante persone, i primi giorni ha fatto anche piacere, rilassato un po', sai, la prima settimana sembrava quasi anche positivo, dicevo, recupero un po' di energie, porto avanti diverse cose che avevo trascurato, lavoro di ufficio, adesso comincia a mancarmi il contatto con la gente, con i clienti, con le persone con cui parlo, adesso comincia un po' a mancare, però vabbè, non è un problema, dai. Va bene. Ecco, sì. E noi oggi siamo qua perché vorremmo chiedere a te qualche consiglio per realizzare a casa un cocktail perfetto senza essere dei barman e senza avere l'occasione di andare da un barman. E quindi non abbiamo gli strumenti giusti, sì. Forse abbiamo qualche ingrediente nel nostro mobile bar, magari un po' polveroso che bisogna aprire, scoprire cosa c'è all'interno del mobile bar e vedere se riusciamo a organizzare un buon cocktail per questo venerdì sera. Ma sì che ce la facciamo, dai. Sì, ma dai, a parte che i prodotti con cui fare gli ottimi cocktail è sempre più facile reperirli anche al supermercato, quindi non è un problema. E poi comunque con poche bottiglie si riescono a fare tanti cocktail facilmente e anche buoni, quindi non è un problema, Angela. Io oggi, allora, volevo partire molto semplice, molto da Milano, visto che io sono a Milano. Noi siamo a Milano e volevo prepararvi l'americano. Ah, ok. Ok, tu conosci? Lo bevi tu? Beh, sì, abbastanza. Sì. È uno dei cocktail che mi piace. Tanto okay. Salutiamo la Bea che ci saluta. Beatrice. Ciao, ciao Bea. Ciao, dai, ciao. Prepara l'americano con noi, mi raccomando. Brava, perfetto. Eccola qua. Ed è molto facile perché comunque pochi prodotti... Noi questa sera abbiamo bitter Campari, o un vermouth rosso. Ok. Vermouth rosso. Allora, noi usiamo la riserva Callalberto, però il più comune è il Martini. Okay. Non è proprio un vermouth per disciplinare, ma non entriamo nel merito di questa cosa, che però è quello più conosciuto e quello più diffuso. E poi della soda. Ok. Della soda, ci sono degli alternativi, quindi non è un problema, quindi è facile da preparare. Ok, ma
Cos'è che c'è? Parlami un attimo del vermouth che dicevi, del disciplinare. Che cos'è un vermouth? Magari non tutti sanno, anch'io. Allora, vermouth è un vino liquoroso e aromatizzato. E significa, è un vermouth, tendenzialmente dovrebbe essere un vino moscato. Ok. Che, a cui vengono aggiunte delle spezie, degli aromi e dell'alcol. Il vermouth è proprio è la parola tedesca che è la traduzione di assenzio, dell'artemisia, che è uno dei principali ingredienti che deve esserci. Okay. E poi ci sono altre, ad esempio quello di stasera ha dei sentori di cannella, quindi una spezia pronunciato. A me piace proprio per questo. Okay. Invece il bitter? Bitter viene definito un liquore, bitter la parola amaro, quindi è un liquore amaro e che ha il classico colore rosso, che in questo caso proprio è caratterizzato questa tipologia di bitter dal colore rosso, e che come sentori i più pronunciati sono le scorze delle arance. Ho capito. La ricetta, che in questo caso è segreta, molto segreta, e però tra gli ingredienti per certezza sappiamo che ci sono le bucce d'arancia. L'americano è uno dei proprio dei grandi classici. Sì, è proprio un classico della Milano da bere. E lo chiedono sempre, è un. È uno tra i più richiesti, sì. Guarda, l'ultimo anno l'ha fatto da padrone per ovvi motivi, perché il 19 è stato l'anno del centenario della nascita del Negroni. Quindi l'anno scorso è stato il Negroni il cocktail più venduto, proprio nel mondo, proprio bello per questo. Fai conto che attualmente il miglior bar al mondo, che è a New York e si chiama il Dantes, ha nella lista diversi twist sul Negroni. Al Negroni bianco, a diversi Negroni proprio. Ho capito. E quindi l'americano, per esempio, tu ce l'hai nella tua drink list? Io nella drink list di Pandelouse ho sia l'americano, che è un classico che tutti chiedono, che anche il Milano-Torino. Allora, in questi giorni che ero a casa, ne ho approfittato per creare una nuova drink list che presenteremo subito dopo l'apertura, che speriamo avvenga al più presto possibile. Speriamo, Sì, esatto. E la presenteremo, e abbiamo fatto un occhiello della drink list che abbiamo chiamato la Milano da bere, dove all'interno abbiamo messo l'americano, il Milano Torino e lo spruzzà, che è proprio lo spruzzà è il milanese, proprio lo spruzzato. Ed è una versione milanese dello spritz, che si prepara con il vino bianco fermo, il poco Campari, o il bitter in generale, ed è uno splash di soda con la zester, quindi con la buccia del limone. Con la buccia del limone spruzzato, noi lo presenteremo con molto ghiaccio per renderlo un po' di sé bello estivo, bello fresco. Qui in calice o No, lo presenteremo bicchiere da vino. Aspetta, bicchiere da vino classico. Quindi con ghiaccio. Ma quindi tu adesso parlavi della drink list, com'è che si costruisce una drink list? Questa è una curiosità mia. Tua. Drink list, allora, diversi. Allora, prima di tutto bisogna capire il locale in cui si è, da chi è frequentato. Qual è il momento della giornata che caratterizza di più la vita del locale, se è l'aperitivo o se è il dopo cena, e quindi da lì in poi strutturare una drink list più appropriata, e poi creare un tema della drink list, e da lì in poi strutturare, in base potrebbero essere le decadi. Adesso sta tornando molto proporre i cocktail degli anni 80. Quindi gli Alabama Slimmer, il Sex on the Beach, rivisitati, attualizzati, però erano quelli che hanno caratterizzato fine anni 80, primi anni 90, no? E sta tornando molto.
Oppure ispirarsi al periodo del proibizionismo, sul mese. Tac, esatto, e ci si può ispirare anche al numero di aprile della cucina italiana. Oppure lo si può fare per dei fatti storici a cui vogliamo collegarci, oppure delle città. Noi la drink list che avevamo prima era una fortemente italiana, ma con un international touch. Quindi magari abbiamo preso dei cocktail nati a Parigi e li abbiamo rivisitati, li abbiamo avvicinati a quello che è il gusto italiano, cocktail tipo il Cosmopolitan nato a Manhattan, a New York, e anche quello l'abbiamo rivisitato e l'abbiamo servito con tanto ghiaccio, va che c'è Alessandro che lo saluto, con tanto ghiaccio l'abbiamo milanesizzato un po', come sei così, però dipende dal contesto in tutto. Vabbè, comunque nella vostra prossima drink list l'americano ci sarà. Sì, ci sarà E adesso sicuramente. iniziamo a imparare come farlo a casa. Allora, prima di tutto il bicchiere, Angela. Bicchiere Ecco, vediamo. ad acqua, semplice. Io in questo caso ce l'hai? Così. Benissimo, guarda, io ne ho preparato un paio in modo Ecco. che sia chiaro. Un bicchiere d'acqua, facile. Ok. Poi, il bitter Campari. Aspetta che adesso alzo un po'. Sì, vai. Così Vediamo un attimino, che così. vediamo dove lavori. Vediamo un po' se riusciamo. Così vedete bene il bicchiere. Perfetto, così vediamo quello che fai. Ok, Ok. esatto. In questo caso, allora, il bitter, c'è sempre un po' il problema delle dosi a casa, no? Eh sì, E decisamente. allora, problemi delle dosi a casa si può fare in due modi. O ci compriamo un jigger, che Ok. è un dosatore da bar, ok? Ok. Oppure, se non lo abbiamo, classica tazzina da caffè. Tu ce l'hai? Io Ah, sì, ma sei però prontissima, dai! una tazzina La tazzina da caffè è normalissima. Fai piccola, la mia, sì. conto che, ad esempio, la mia è un pochettino più capiente della tua. La mia è intorno ai 14 centilitri. Io Ok. la riempirò per un terzo. Ok. A noi ce ne servono circa 5 centilitri di prodotto. Va bene. Quindi un terzo. Ok. Benissimo. Quindi è una cosa che si può proprio fare A comodamente. casa tranquillamente. E poi naturalmente servirà un altro ingrediente molto importante che è il ghiaccio. Il ghiaccio, esatto. Allora, tu mi vedi che ti No, ho? io vedo tutto fermo. Anche io. Allora, aspetta, prova a riaggiornare. Vediamo, scusate, qua c'è qualche problema. No. Non funziona, non riesco. Forse Ale? Sì, io ci sono, eh. Aspetta. Forse non so come fare, se chiudere e ripartire, perché anche aggiornando non succede niente. Ecco, no, Eccoti qua, invece, tu ci sei? ecco, siamo di nuovo. Eccoci qua, scusate. Fantastico, ok, ciao a tutti. Allora, ti dicevo, al Campari, un Ci terzo di chiedono, tazzina. possiamo ordinare su Deliveroo? Non lo so, non credo. No, no, Alessandro, non ancora, mi dispiace. Ci stiamo attrezzando però, dai. Sì, no, wifi ce l'abbiamo, non vi preoccupate, non spariamo più. Allora. Scusate. Elio, sono tornato. La signora si vede di nuovo, però non mi dire signora. Angela, ti vedi? No, adesso sì, dai, Elio. Ci siamo, vai. Ok? Quindi, allora, abbiamo detto bicchiere d'acqua. In questo caso è un po' lavorato, ma un terzo di tazzina di caffè di Campari, di bitter. Facciamo la stessa cosa col vermut. Ok. Solo che io sono di nuovo ferma. Non ti vedo di nuovo, Ale. Ok, male. Allora, aspetta che proviamo lì. Eccoci, sì. Tu ci sei? Sì, adesso sì. Ok. Allora, perfetto. Facciamo la stessa cosa col vermut. Benissimo.
Un terzo. Inseriamo. Ok, Ok, a questo punto inseriamo il ghiaccio. Allora, ghiaccio. Io in questo caso a casa ho dei cubi grandi. Ho le forme in silicone, sono facilmente reperibili su internet, non è un problema. Oppure anche a casa con il classico ghiaccio a cubetti piccolo, il bicchiere lo riempiamo bene. deve essere colmo di Sì, ghiaccio. colmo di ghiaccio, esattamente. Lo mettiamo dentro, io gli metto anche un pezzettino in più, Ok. così, proprio pieno, Sì, eh? perfetto. Ok? E a questo punto gli diamo una girata Ok. col cucchiaino. Io ho un classico bar spoon da bar, io Sì. ho un po' la mia attrezzatura a casa, ce l'ho. Guarda, ne ho uno anch'io, era Ah, di ce l'hai anche mia nonna. te, fantastico. Gli diamo una girata. Ok. Perfetto. Ok. E a questo punto aggiungiamo la soda. Come Benissimo. ti dicevo prima, allora, all sales, se lo avete, si fa. Questo qua è il top, è il massimo, proprio è il sales, se avete il soda maker. A questo punto la soda, aspetta che aggiungo un po' di ghiaccio. Certo, perché nel frattempo si è un po' sciolto. Esatto, noi abbiamo i cubi grossi, si sciolgono meno velocemente, è per Ecco. quello che io a casa. Ti dicevo, o il sifone, Sì. oppure se non avete il sifone va benissimo, come faceva James Bond nel Casino Royale, l'acqua frizzante. Lui la Ok. faceva con un'acqua francese, noi usiamo un'acqua italiana. Oppure io, come ti dicevo, ti accennavo prima, una soda. Che bottiglietta che si trova tranquillamente al supermercato. Adesso io uso quella di Cortese, degli amici, delle amiche di Cortese, e andate a colmare. Ok. Questo, la gasatura è molto importante, il fatto di avere la soda, perché gli dà molta freschezza al cocktail. Ok. Gli date una girata. Potrebbe essere pronto, ma non va bene, dobbiamo decorarlo. Gli diamo una decorazione per l'americano, una fetta d'arancia Ok. e poi, molto importante, una zest di limone, Ok. perché gli diamo il profumo, La scorza. la scorza, esattamente. Lo preparate con il classico pelapatate, Benissimo, e facile questo a casa. Poi casa. la prendete e andate a spremerla sul proprio bicchiere, in modo che la parte esterna contiene degli oli essenziali che rilasciano il profumo. E quindi quando arrivi noi, quando lo beviamo, o i Sì. nostri clienti, quando avvicinano il naso al bicchiere, hanno già questo profumo che gli arriva, molto gradevole. Benissimo, ottimo. Ecco, Come ti sembra? volevo chiederti ancora una cosa. Stasera ne abbiamo Dimmi. Esatto. fatto uno non shakerato, però lo shaker è uno strumento indispensabile per Sì. preparare altri cocktail, ma non credo che molti di noi a casa ce l'abbiano. Come si può sostituire lo shaker? Ma guarda, ovviare allo shaker è molto facile. Io in casa ho rubato a mia moglie una borraccia classica, in questo caso è anche graduata e magari vi può anche aiutare. Oppure adesso si usa sempre di più, sia per il caffè o per il tè che per l'acqua da portare in giro, una classica borraccia. In questo caso è termica, è ancora meglio, che ci aiuta molto, che noi prepariamo il cocktail qua, lo chiudiamo e poi dal beccuccio in cui si beve versiamo senza dover far uscire il ghiaccio e quindi evitare. Molto facile proprio. Allora, Sì. praticamente abbiamo tutto a casa per. Sì, il ghiaccio lo abbiamo tutti. Uno shaker, io so di qualcuno che a casa usa il barattolo, un barattolo. Io. Sì, va Io. bene, esatto. Tu Perché? usi il barattolo, va benissimo, eh.
Sì, è semplice, lo uso Molto. per fare, sì, per shakerare, uso Per barattolo. shakerare, esattamente, molto facile. E in questo caso con gli ingredienti che abbiamo già Sì. utilizzato, si potrebbe preparare proprio alla milanese un bitter shakerato che ha solamente l'ingrediente il Campari e Sì. che è uso, ci capita spessissimo, 80 clienti su 100 che bevono il bitter shakerato ci chiedono di aggiungere una lacrima di gin, che proprio è prendere il gin e metterne proprio un goccino che gli dà un po' di forza. Esatto, Ah, ok, per dare un po' di e tocco. poi se ci pensi è lo stesso motivo per cui è nato il Negroni. Ah, A certo. Firenze nel 19 il Negroni è nato perché il conte, quando andava a bersi il suo Negroni in pasticceria, c'era Fosco, il barman, che era dietro il banco, e il conte chiedeva, lui era appena tornato da Londra e dagli Stati Uniti, lui era una persona a cui piaceva molto girare, e chiedeva il suo americano, ma con un po' di forza, con un goccino di gin. E quindi tutte le sere diceva un americano con l'aggiunta di gin, è diventato l'americano alla Negroni, quindi con l'aggiunta di un pochino di gin, finché quell'aggiunta di gin è diventata una buona porzione di gin e è diventato il classico Campari, cioè bitter, vermouth e gin, e tutti l'hanno chiamato Negroni. Ma tu cosa consigli come lacrima? Tu personalmente cosa useresti? A me il gin piace molto, Ok. quindi lo userei tranquillamente. È molto, se poi si ha in casa la possibilità di avere un gin un po' aromatizzato, molto profumato, lo caratterizziamo molto il nostro bitter. Ho capito. Va bene, allora il drink l'abbiamo preparato. Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti andare. Che cosa abbineresti da mangiare, visto che noi siamo la cucina italiana, cosa serviresti da mangiare Ah, bella insieme? questa domanda. Allora, a me piace molto preparare il French toast a casa. E quindi pancarré, prosciutto cotto, formaggio, è preparato non nel tostapane, ma in padella con un po' di burro. Fuoco lento, faccio sciogliere un po' il burro, metto dentro il toast, lo faccio girare un paio di volte. E poi lo mangiamo croccante, caldo col formaggio fuso, diviso in quattro a pezzettini, che poi è un po' una ricetta che avevo rubato, facile da fare, negli stuzzichini dei Cerea, da Vittorio, quando lavoravo per loro. Ah, ecco. Sì, esatto. Buonissimo, facile da fare e con l'americano si abbina perfettamente. Perfetto. Allora direi che abbiamo tutti gli ingredienti perché anche il French toast è una cosa, insomma, io Comune, mi sembra, i dai. Esatto. frigoriferi forse questi ingredienti ci sono. Benissimo. Allora Ale, grazie Grazie a te, grazie a tutti voi. E qualsiasi dubbio non è un problema, insomma, Certo, ci noi adesso siamo. riporteremo le dosi dell'americano, le troverete sicuramente, così come troverete tutte le dirette sul nostro canale YouTube e naturalmente per 24 ore ancora qua su Instagram. Fantastico. Quindi grazie a tutti per averci seguito, scusateci ancora per questi piccoli problemi tecnici. Ma ci rivedremo sicuramente giovedì prossimo per un nuovo aperitivo insieme con la cucina italiana. Grazie a tutti. Venerdì? Angela, Giovedì. venerdì, giovedì prossimo. Ah, Giovedì fantastico. prossimo. Ah, perché poi è la settimana di Pasqua, la settimana prossima. Bravo. Esatto. Fantastico. Grazie ancora e buon aperitivo, eh. Buon Grazie. weekend a tutti. Ciao Angela, salute. Ciao. Ciao ciao. Ciao.